Il settore delle costruzioni è uno dei settori che richiede più risorse. Molteplici azioni sono necessarie per rendere l'ambiente edificato e le attività di costruzione più sostenibili. Il settore edile è uno dei maggiori sfruttatori di risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili. Si prevede che la dimensione globale del mercato dei materiali da costruzione crescerà da 1,121 miliardi di dollari nel 2022 a 1.494 miliardi di dollari entro il 2028. Con un tasso di crescita annuo composto del 4,9% dal 2022 al 2028. Il settore edile produce un'enorme quantità di rifiuti. Un grande volume deriva dalla produzione, dal trasporto e dall'uso dei materiali. Nell'Unione Europea, il settore edile contribuisce per circa il 40-50% ai rifiuti all'anno. Oltre alla produzione di rifiuti, il settore edile sta registrando un rapido aumento del consumo energetico mondiale, in particolare dell'uso di risorse limitate di combustibili fossili. La produzione di materiali da costruzione consuma energia. La fase di costruzione consuma energia. Mentre il funzionamento di un edificio completato consuma energia per il riscaldamento, l'illuminazione, l'elettricità e la ventilazione. Il patrimonio edilizio esistente nei paesi europei rappresenta oltre il 40% del consumo energetico finale negli Stati membri dell'Unione Europea. L'uso residenziale rappresenta il 63% del consumo energetico totale nel settore edilizio. L'obiettivo dell'edilizia circolare è creare un settore dell'edilizia sostenibile, verde, circolare ed economico che riduca al minimo l'impatto sull'ambiente. È importante ottimizzare i flussi di materiali nell'edilizia implicando una gestione efficiente delle risorse. Come il recupero, il riciclaggio dei rifiuti, l'uso di materiali riciclati e il riutilizzo di edifici e componenti esistenti. Gli obiettivi di decarbonizzazione stimano che il settore dovrebbe considerare l'impronta di carbonio dei materiali da costruzione e ridurre i propri livelli di emissione. I settori dell'edilizia e delle costruzioni rappresentano quasi il 40% delle emissioni globali di anidride carbonica legate all'energia nella costruzione e nella gestione di edifici, compresi gli impatti della produzione di energia a monte. Vari fattori determinano l'impronta di carbonio dell'edificio, ma la maggior parte delle persone è consapevole solo del consumo di energia, che riduce passando ad alternative rinnovabili. I fattori che contribuiscono all'impronta di carbonio di un edificio includono le emissioni derivanti dal trasporto dei materiali al cantiere e il carbonio incorporato, che rappresenta una percentuale significativa delle emissioni globali di gas serra. Acciaio, cemento e alluminio sono i peggiori colpevoli in questo caso poiché le loro emissioni sono quasi pari alle emissioni globali di gas serra derivanti dalle attività del settore edile. Il primo passo a zero emissioni di carbonio è insistere sull'efficienza energetica. Gli occupanti degli edifici consumano molta energia con le loro apparecchiature domestiche ed ufficio. Questo tasso sarà minimo solo se si passerà alle energie rinnovabili. Esistono alcune strategie che gli appaltatori possono utilizzare per ridurre le emissioni di carbonio. Ristrutturare o riutilizzare edifici esistenti. Costruire meno, facendo sì che l'obiettivo sia soddisfare i bisogni della comunità. Riutilizzare i materiali o passare a opzioni a basse emissioni di carbonio. Costruire in modo efficiente per massimizzare l'uso dei materiali. Garantire che il progetto emetta pochi rifiuti riciclando i materiali. L'energia incorporata è il calcolo di tutta l'energia utilizzata per produrre un materiale o un prodotto, compresi l'estrazione mineraria, la produzione e il trasporto.
Per realizzare una casa a basso consumo energetico, è importante considerare l'energia incorporata nella scelta dei materiali e dei sistemi di costruzione. Diversi tipi di materiali e sistemi di costruzione avranno livelli molto diversi di energia incorporata. Non è solo questione di scegliere materiali a basso contenuto di energia incorporata. Una casa costruita con materiali a basso contenuto energetico può richiedere più energia operativa per gestire la casa, come il riscaldamento e il raffreddamento. L'energia totale incorporata di un edificio è l'energia totale necessaria per la produzione di tutti i materiali utilizzati nella costruzione iniziale, la produzione di tutti i materiali utilizzati nelle riparazioni o nelle ristrutturazioni durante la vita dell'edificio, il trasporto dei materiali al sito e all'energia utilizzata in loco durante la costruzione, le riparazioni o le ristrutturazioni. Il calcolo dell'energia incorporata viene spesso eseguito nell'ambito di una valutazione del ciclo di vita. Riduzione dei materiali con elevata energia incorporata, a meno che non svolgano un ruolo nella riduzione dell'energia operativa. Ciò potrebbe includere l'approvvigionamento di materiali locali per ridurre l'energia necessaria per il trasporto e il riutilizzo dei materiali esistenti. Scelta di nuovi materiali che abbiano un'elevata percentuale di contenuto riciclato, progettazione per una lunga durata dell'edificio e smontaggio per facilitare il riutilizzo e il riciclaggio. L'energia incorporata è un importante problema ambientale con l'intera gamma di effetti ambientali associati alla costruzione di edifici. L'uso e il fine vita dovrebbero essere considerati quando si sceglie un materiale da costruzione. Effetti ambientali includono aspetti quali l'uso dell'acqua, l'uso del territorio, l'esaurimento delle materie prime, il rilascio di sostanze inquinanti, le emissioni di gas serra e la biodiversità.